Ma queste cose che io trovo, che poi salvo, che so che a voi piace quando mi faccio sfide che mi fanno sputare sangue, è stata aggiornata io. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Listen. Io sono Matteo, atleta specializzato nello street lifting, e in questo video vi porterò con me in una specie di mini vlog che verrà girato in questi giorni. Infatti vedrete più clip provenienti da diversi giorni in cui vi mostrerò queste ormai 2 settimane scarse che mancano alla Strength War, per farvi vedere come un atleta che va a gareggiare si approccia a finire queste settimane, magari scarico, taper, come la prendo anch'io moralmente, perché mi vedrete magari anche in altre situazioni fuori dall'allenamento. Quindi sarà una specie di vlog, una cosa un po' nuova. Attualmente in questa clip vi farò vedere una parte della mia intensificazione riguardante le trazioni, dove andrò a fare un ramping per poi decidere appunto i pesi dell'ingresso da fare alla Strength War, quindi penso di fare chin up per ora, però non sono ancora sicuro, e dovrò decidere appunto la prima entrata, la seconda entrata e il terzo ingresso. Penso, spoiler, che farò il tentativo di PR, quindi un nuovo record personale in terza entrata, però adesso vediamo come va. Quindi bando alle ciance e si vola. Buone queste! Anche ah, così? Tanto perché 40 kg sono leggeri. Sì, esatto. Vado per buona gara, parti col fermo dell'arbitro e al comando. Oh! E su! Oggi tra l'altro siamo a casa mia e ne approfitto perché, venite, guardate, parallele del fabbro, comprensive di sbarra per trazioni. Ragazzi, potete indovinare, scrivete nei commenti, vi do 3 prezzi, 200 euro, 300 euro o 100 euro. Poi beh, rack per lo squat, serenissimo, un po' di ghisa, un bilanciere e con questo ci si salva sempre. Cioè alla fine per allenarvi non vi serve tanta roba, vi servono queste cose qua. Però un altro spoiler, probabilmente più avanti stiamo organizzandoci per sistemare bene la palestra dove sto andando attualmente, per renderla più agibile per le persone come me, e di conseguenza magari in futuro vedremo dei bei video in una palestra come si deve, con dei pesi come si deve, e vedrete dei numeri veramente interessanti, molto interessanti. Cos'è casato? Ciao! Sei seduto su questa in cuffia mentre facevo il piede di squat, ti ha una testata a rack. Fermiamo l'oscillazione. 1, 2, 3. Oh, che cazzo! Questa è buonissima, cioè, questo l'ho proprio sentito sotto i denti, cazzo, vaffanculo. In gara 75. Sono proprio... Era 75. Ok, ho finito questo allenamento. Adesso noi ci vedremo giovedì, che per voi sarà proprio tra pochissimo. Ci vedremo per fare... Cosa dovrò fare giovedì? Non mi ricordo. Beh, lo saprete tra poco. Ok, è giovedì. Mi sono ricordato cosa devo fare. No, scherzo, l'ho letto nella scheda. Devo fare delle singole di squat, modalità tra virgolette per intenderci da pesista, quindi culo a terra, le anche più basse possibili. Cercherò di non sfruttare il rimbalzo elastico come pesisti, ma soltanto usare il quadricipite. E poi parallele qualche singola al 70%, quindi con più o meno 80 kg, e poi qualche dip confermo per sensibilizzare appunto il movimento in vista della gara. E basta, adesso sto scaldandomi, 120 kg, barra alta, cerco di tenere una presa abbastanza stretta, scendere bene, sentire bene le anche aprirsi. E ragazzi, nel mondo del calisthenics non si vede, però questo fa crescere le gambe, mi fa crescere bene. Allora, ho
cominciato a fare qualche dip, ho fatto un ramping fino ai 90 kg, adesso ho da fare 4 singole, una l'ho già fatta come dicevo 3, e poi ho da fare 4 serie con il fermo con una settantina di chili. Adesso vediamo, perché oggi mi sento in forma, se fare con 70 o con 80 kg, tanto noi qua teniamo sempre i margini, quindi utilizzo anch'io i RIR e gli RPE, non so se ci siamo capiti, grandi coconuts. Quindi adesso continuiamo e vediamo di spaccare tutto, perché alla strength pull sono carico. Carico come una bestia. Easy. Sono facili, vanno bene, sono felice. Oh, Omar. Dio, beh, se sei grosso, Omar. Hai fatto il petto, Omar. 6 giga per girarti tutto, Omar. Se spritz. Già partito? Sì. Abbiamo finito l'allenamentino di oggi. È andato bene. Tutto sommato, anzi, tutto sommato, soddisfatto. Ho delle belle idee per la strength wall. Suppongo di vedere dei numeri interessantissimi. E nulla, per voi adesso passerà ancora pochissimo tempo, ma noi ci vedremo qualche giorno di settimana prossima, che ancora attualmente non so che giorno. Probabilmente al parchetto, che settimana prossima comincerò il vero e proprio scarico, così lascerò riposare bene i tendini, tutto quello che deve riposare riposa, io riposo, sistema nervoso, arriviamo belli carichi alla strength work, così facciamo così a tutti, proprio al mondo intero, e anch'io, tutti, basta, tutti i record battuti, tutto, basta. Questo mi sembra di conoscerlo. Ma che figa è sta felpa? Me la regalano? Ma che bella. Ma che roba. Che sguardo fiero. Ma che sguardo fiero. Perché c'è su una felpa bellissima, capito? Ma che roba. Guarda. Ok ragazzi, oggi è lunedì, come avevo detto nella clip precedente, ho scoperto il giorno che sono venuto qua al parco, è oggi lunedì. E oggi comincio con qualche trazione, facciamo un ladder, giusto per stare leggeri, un po' di schiena, facciamo girare sangue nel dorsale. E niente, poi vediamo. Che ho finito il ladder, però a quanto pare mi sono sottovalutato tantissimo, perché ci ho messo forse un quarto d'ora. Ora penso che farò un 10x10, terrò un rear di 1 o 2 così da non cuocermi, e vediamo un po' quante ne faccio. Diciamo che è un allenamento molto a sentimento questo, proprio come va va, tranquillo, giusto per scaricare un po' e divertirmi. Tanto ragazzi, la strength war, sono già carico, facciamo il panico, proprio devastiamo tutto, preparatevi, perché le parallele gliele piego a testate, preparatevi, cazzo. Ok ragazzi, allenamento finito, è stato piuttosto tranquillo oggi, come avevo detto doveva essere una roba semplice. Quando uscirà questo video sarà penso giovedì, quindi mancheranno 2 giorni alla gara. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto questo nuovo esperimento di vlog. Fatecelo sapere nei commenti se volete vederne altri, lasciate un like così almeno noi lo sappiamo e vedremo di rifarli. Seguiteci sui nostri canali social, perché lì vedrete spoiler, vedrete i miei allenamenti, vedrete anche cosa combino durante la giornata, cosa dico, cosa faccio, quelle cose lì. E niente, ci vediamo con il prossimo video, che ragazzi sarà la strength war, quindi state pronti, verrà un video bomba, ve lo dico di già. Magari dite qua sotto la vostra come andrà, come non andrà, provate a fare qualche previsione, scommessa. Ciao a tutti.